facciamo ogni mattina. Gentile collega, l'ascite riconosce tante cause. Può essere legata a un idrope immune e allora dobbiamo andare a fare tutti i test per le patologie immunitarie, prima fra tutti quelli anti-D. Può essere legata a un idrope non immune e allora sarà generalizzata anche e sarà interesserà anche altre strutture. Può essere legata a una patologia genitourinaria e allora la cosiddetta ascite urinaria è dovuta a una rottura che si è verificata, oppure può essere legata a delle cause dei genitali, un idrometrocolpo, allora sarà un'ascite legata all'idrometrocolpo, a anomalie della cloaca, malattie gastrointestinali, allora andare a vedere con attenzione se ci stanno delle ansie dilatate, se ci sta una peritonite da meconio, se ci sono delle calcificazioni. Può essere legata a delle cause epatiche, e le trovate scritte qui, possono essere le più varie, ma soprattutto possono essere legate a delle malattie metaboliche, quindi la necessità di dover far sempre eseguire una consulenza genetica e uno studio che il genetista indirizzerà in maniera attenta, ma può essere legato anche a delle infezioni. E allora dovete chiedere tutto il pacchetto delle infezioni, ricordandovi che le cause possono essere varie e, come nel caso che vedremo adesso, essere invece legata ad un parvovirus. Ma soprattutto eseguire un attento studio cardiaco, perché potrebbe esserci uno scompenso cardiaco che ha determinato ascite oppure un'aritmia. Gentile collega, hai sentito quelle che sono le considerazioni relative alle cause di ascite fetale? Osserva, hai visto uno stomaco regolare, hai visto un fegato regolare, già vedi una piccola faldina, la vedi, che di liquido, ma poi vedrai in una maniera più chiara la presenza di queste ascite. Vanno fatte delle misure accurate. Abbiamo visto che la biometria corrisponde all'epoca di gestazione. Ti ribadisco che il fegato è irregolare. Vedrai tra poco di nuovo che la aorta e la cava stanno nel posto giusto. Ti faccio vedere questa piccola minuta falda ascitica. Vedrai che la aorta sta nella posizione giusta e la cava sta nella posizione giusta. Perché ti dico questo? Perché una delle chiavi della diagnosi è lo studio cardiologico. E allora tu qua invece vedi nettamente, oltre qui vedi la colecisti, inizi a vedere nettamente la presenza dell'ascite, che vedrai ancora più chiaro nelle immagini immediatamente successive. Si va a vedere che il circolo portale sia regolare, cioè si devono escludere tutte le situazioni che possono essere causa di un'alterazione soprattutto cardiaca, e qui tu vedi invece l'ascite in maniera importante, con questo intestino regolare, con questa ascite che con le pareti addominali che sono regolari, e qui vedi l'ascite in una maniera importante. Perché è importante vederti questo? Non per la misura, ma per dirti che non è un'ascite banale, ma nel contempo tu devi vedere che non c'è edema del sottocute, perché questo è importante, perché una delle tante cause di ascite che hai visto possono essere legate anche a un idrope, e allora avremmo trovato anche un edema che non c'è. Lo studio dell'intestino deve essere attento. Perché? Perché potrebbe esserci una perforazione di un'ansa intestinale, e allora tu, è chiaro che l'ascite sarebbe un'ascite da rottura, e allora devi andare a vedere che non ci sono calcificazioni, in maniera tale che tu hai escluso delle cause legate ad una perforazione intestinale, e vedi che non c'è nessuna ansa dilatata. Io ti scrivo tutto questo affinché arriva il messaggio metodologico di come va fatto lo studio, ma l'ascite
può dipendere, oltre che da malattie metaboliche, avresti potuto trovare un fegato più grande, ma anche da patologie renali. Ed ecco che ti vado a far vedere che entrambi i reni sono regolari, che non c'è legate ad una situazione quale poteva essere quella nel caso del fegato dei reni legate ad una ipoalbuminemia. Ma devi andare a vederti anche la placenta, devi andarti a vedere che non ci sia un'iperplacentosi, che non ci sia una condizione in cui la placenta è il segno che ti fa capire dove andare a studiare. La placenta è regolare, lo spessore è regolare. Ma allora devi vedere la cosa principe, qui vedi che l'ossigenazione è buona, devi andare a vedere che il cuore sia sano. Perché? Perché una delle cause può essere una causa, ecco qui vedi l'ascite nella maniera vistosa, ok? Che riguarda soprattutto la parte bassa dell'addome. Devi andare a fare uno studio attento del cuore. Perché? Perché devi essere certo che non ci sia una cardiopatia. E allora devi andarti a vedere, fare un ecocardio. Io qui ovviamente non ti posso far vedere l'ecocardio, ma ti faccio vedere la quattro camere, setto primo, setto secondo, le vene polmonari che sono regolari, la sezione di sinistra che è regolare, la aorta che nasce bene da sinistra e se ne va a destra, che non c'è soprattutto una cardiomegalia, non c'è una fibroelastosi, non ci sta un'aritmia cardiaca che poteva giustificare tutto questo. Quindi tu in pochi secondi ti faccio vedere gli aspetti chiave del cuore. Qui vedi le velocità che sono normali sia sulla aorta, questa, che dopo sulla polmonare, e che quindi tu sei certo che il cuore sia sano, non c'è una causa. Vedi, ti facciamo anche la tricuspide, che è perfetta. E quindi a questo punto tu sai che non ci stanno alterazioni cardiache. Allora devi fare che cosa? Fai l'amniocentesi, fai le indagini genetiche, fai la consulenza genetica, vai a fare le cause infettive per escludere che ci possa essere una patologia genetica o infettiva. E quindi è importante per te aver sentito prima un riassunto generale delle più frequenti cause di ascite e poi aver saputo che devi fare uno studio dettagliato, devi fare un ecocardio, praticamente qui abbiamo visto tutto, hai visto anche, ma vedi anche la polmonare che è perfetta, prima hai visto i tre vasi trachea che erano perfetti. Qui vedi di nuovo il dotto, e qui vedi di nuovo l'ascite che ci sta, importante. E allora qui vedi l'arco e il dotto, vedi il dotto venoso d'aranzio in questo momento, che tutto devi andare a studiare, e anche quello è perfetto. E allora andiamoci a vedere anche la testa, perché dalla testa avremo altre informazioni che sono date da un eventuale alterazione un edema cutaneo della testa che non c'è, una biometria della testa che è perfetta, ma della testa, quello che ti interessa è, dopo aver escluso le malformazioni, e andare a vedere la velocità sulla cerebrale media, perché la velocità potrebbe aiutarci in qualche cosa. Se avessimo trovato una velocità alta nella cerebrale media, avremmo dato la causa, avremmo detto che il maggiore sospetto era le infezioni. Ma tu devi essere bravo, non devi, come in questo caso, avendo trovato una cerebrale media regolare, escludere le infezioni. Gli esami li fai fare lo stesso, anche se la velocità sulla cerebrale media risulterà abbastanza regolare. Esistono i nomogrammi. Qui abbiamo una velocità intorno ai 32 cm al secondo, che è giusto giusto un poco superiore alla media. La paziente ha praticato il cariotipo con CGH-REI, che ha escluso le aberrazioni cromosomiche
riscontrabili con tale tecnica. La paziente risultata positiva per infezione da parvovirus contratta recentemente. E che cosa avviene? Che torna dopo 2-3 settimane, vedrete la velocità è sempre la stessa, intorno ai 34 cm al secondo, ma non c'è più niente. E avete visto in quell'altra diapositiva che la causa la paziente aveva contratto il parvovirus. Allora voi direte, parvovirus mi doveva dare una velocità elevata, ma non bisogna mai essere nella vita estremamente categorici, solo degli indici che richiederanno attenzione, come richiederà qua l'attenzione di nuovo la valutazione del fegato, dei reni, di tutti gli apparati, del cuore, ma non c'è più nessuna alterazione, non c'è più l'ascite, è scomparso tutto. E allora rendetevene conto che si trattano di patologie evolutive verso le quali si deve essere estremamente cauto e mettere sempre al centro il benessere della gravida e del feto, che deve essere protetto in maniera tale che bisogna fare tutte le indagini e avere la pazienza di aspettarle, perché poi si possono verificare delle situazioni come queste che ci dicono che la causa era infettiva, il feto l'ha superata e che adesso non c'è assolutamente più neanche un poco di falta ascitica. Quindi questo caso ci dice tante cose, la prudenza, l'aiuto che ci devono dare gli altri colleghi, quale il genetista, quale l'infettivologo, quale il cardiologo. Tutti devono partecipare alla gestione di questo caso, che per fortuna ha avuto un finale buono e che quindi non possiamo nient'altro che dire alla paziente che le notizie sono ottime e che deve soltanto fare i controlli routinari che erano previsti. Stanno avvenendo le ultime immagini. Io vi ringrazio dell'attenzione e spero che questo caso sia stato utile per la nostra crescita professionale.